Una ragazza dalla pelle scura di nome Anna fa la conduttrice radiofonica nella stanza della cugina più grande. Quella sera la ragazza vuole lisciare i suoi capelli ricci, così la sorella applica un prodotto particolare sulle sue ciocche. Quando è il momento di lavarli, Anna avverte un'intensa sensazione di bruciore e inoltre i capelli, invece di raddrizzarsi, cadono a brandelli. Questo lascia ad Anna una cicatrice per tutta la sua vita e ricordi orribili. Passano circa 15 anni e arriva il 1989. Da adulta, Anna lavora per l'emittente televisiva Culture di Los Angeles, che promuove la musica popolare degli artisti neri alle masse. Con tutto il suo entusiasmo, la ragazza non riesce mai a raggiungere il successo nella sua carriera. Il canale stesso non può vantare ascolti elevati. Anna sta per negoziare una promozione, ma in quel momento avviene un cambiamento nella gestione di Cultura. In particolare, il proprietario del canale è bianco e quasi tutti i dipendenti sono neri. Durante una riunione generale, Anna viene a sapere che il suo capo, che ha sostenuto la cultura nera, si dimette. Il suo posto viene preso dall'ex top model Zora. Il canale si chiamerà Cult e si concentrerà maggiormente sugli spettatori bianchi. Ogni dipendente dovrà fare i colloqui e dimostrare la propria utilità nel nuovo ambiente. Inizia la giornata lavorativa. Tutti discutono dell'extension della cantante Sandra, dalla pelle scura, i cui video musicali vengono trasmessi costantemente sul canale. I colleghi di Anna mirano i capelli lisci della cantante, molti sognano una conciatura simile. In seguito, il fidanzato di Anna, Julius, che lavora come conduttore, le comunica di aver trovato una nuova ragazza. Eli svaluta il suo rapporto con Anna, ferendo gravemente la ragazza. La sera, Anna torna a casa in un appartamento in affitto in un quartiere disfunzionale. Guarda un programma condotto da Julius. Il giorno dopo, Anna si reca a un colloquio con Zora. All'inizio la ragazza si comporta in modo rigido, ma presto si scioglie e propone con sicurezza l'idea di un nuovo eccellente programma. Fornisce persino un piano con un copione e un elenco di ospiti. A Zora l'idea piace. Offre ad Anna il posto di assistente alla produzione, ma Zora non si sente a suo agio con i suoi capelli e il suo stile di abbigliamento. Secondo lei, l'immagine di Anna dovrebbe diventare più glamour. Dopo il colloquio, Anna trova il biglietto da visita di un parrucchiere, dove può farsi fare i capelli come quelli di Sandra. La sera la ragazza va a trovare gli zii. Anche la sorella di Anna e suo marito vengono a trovarla per una riunione di famiglia. Si riuniscono per discutere delle storie popolari dei neri inventate ai tempi della schiavitù. Anna ritiene che ci sia troppa superstizione. Tuttavia, lo zio insiste sul fatto che questi racconti sono pieni di saggezza. Formano una cultura e un legame con gli antenati. Secondo lei è essenziale che i neri moderni non perdano la loro identità. Dà ad Anna un libro di fiabe da leggere. Il giorno dopo, la ragazza va dal parrucchiere. L'extension in un salone di alto livello sono costose, quindi ora la ragazza non ha abbastanza soldi per pagare l'affitto, ma questo non la ferma. Una parrucchiera di nome Virgi offre alla ragazza di scegliere i capelli giusti. Anna percepisce un'energia unica da un set e lo sceglie. Virgi avverte la ragazza che le farà male, ma Anna è disposta a sopportare tutto questo. La procedura è effettivamente straziante. Anna stringe i denti e si inghiozza incessantemente. Resiste abbastanza bene fino a quando Virgi inizia a cucire i nuovi capelli. È come se la parrucchiera stesse intenzionalmente ferendo e perforando la pelle della testa di Anna. Il sangue fuoriesce. La ragazza ricorda un incubo della sua infanzia, quando le caddero brandelli di capelli dopo un'operazione di lisciatura non andata a buon fine. Anna sviene. Quando si riprende, la ragazza si guarda allo specchio e si meraviglia della sua nuova acconciatura. Ammira il lavoro di Virgi. La parrucchiera consegna immediatamente ad Anna un flacone di prodotto per la cura dei capelli e le proibisce severamente di bagnarli. Inoltre, la avverte che all'inizio il cuoio capelluto le farà molto male. A casa, Anna prende un antidolorifico. Il padrone di casa bussa insistentemente alla porta del suo appartamento, ha aumentato l'affitto e chiede altri $500. Ma Anna non ha soldi, così l'uomo barbotto minaccia sottovoce e se ne va. Per la notte la ragazza decide di leggere una fiaba su una ragazza con i capelli di muschio. In essa, l'eroina trova nella foresta dei capelli simili al muschio e si fa una parrucca. Guardando l'immagine dei capelli della ragazza che soffocano l'uomo, Anna si addormenta ed è tormentata da un incubo. L'atteggiamento dei colleghi nei confronti della ragazza cambia in senso positivo. Anche Zora nota la nuova acconciatura di Anna. Grazie a ciò, invita la ragazza a un'importante riunione di produttori e presentatori. Anna si ferisce accidentalmente il dito fino a farlo sanguinare e si accorge che i suoi capelli sono stati risucchiati dal taglio. Tira fuori la ciocca dispettosa e si precipita alla riunione. Qui, Zora propone di abolire lo show dedicato alle donne nere. Il conduttore è incredibilmente indignato da una simile decisione. Pochi membri dello staff sono disposti a cambiare e conformarsi alle nuove richieste di Zora. Nel frattempo, Anna inizia ad avere un mal di testa insopportabile ed è costretta a prendere delle pillole davanti a tutti. Zora riporta quasi alla lettera le idee di Anna spacciandole per sue. Nel suo ufficio, Zora rimprovera Anna per il suo silenzio durante la riunione, ma si ammorbidisce quando valuta i capelli della ragazza. Anna chiede se le sarà permesso di condurre il programma, ma Zora non è ancora pronta a dare alla ragazza questa opportunità. Anna sbotta con indignazione. Julius inizialmente lavorava come segretario, ma non ha avuto problemi a farsi assegnare il ruolo di conduttore. Zora spiega con calma il motivo, è perché Julius va a letto con lei. Dopo questa conversazione, la ragazza si precipita nel camerino di Julius. Affronta con rabbia il suo ex e dice che Zora è abbastanza grande per essere la madre del ragazzo. Julius è sorpreso perché la ragazza non gli ha mai urlato contro prima. Chiede ad Anna di non esagerare e di non prendere sul serio la loro relazione. La sera, la sorella viene a
a fare visita alla ragazza. Ammira la nuova acconciatura di Anna. Le ragazze accendono e chiacchierano. La sorella prende il libro di favole e regala ad Anna i nastri delle loro conversazioni di infanzia. La sorella se ne va e Anna accende la cassetta della sera in cui ha provato per la prima volta a lisciarsi i capelli. Si scopre che la ragazza non aveva chiuso la porta a chiave. Il padrone di casa ubriaco entra liberamente nel suo appartamento. Anna vuole dargli il resto dei soldi, ma l'uomo non vuole questo. Spinge la ragazza sul letto e la bacia. Anna vuole accendere la musica con il pretesto che l'appartamento ha pareti sottili. Andando verso il televisore, prende di nascosto un coltello. L'uomo si avventa su Anna, ma la ragazza lo pugnala alla spalla. In preda alla rabbia, il padrone di casa spinge Anna a terra. La ragazza ricorda immediatamente un incubo della sua infanzia, quando le caddero i capelli. È come se un demone possedesse la ragazza. I suoi capelli si impigliano nelle braccia dell'uomo e lo buttano giù. La ragazza vede che una delle sue ciocche si è allungata e si è conficcata nella ferita dell'uomo. Mentre i capelli drenano tutto il sangue del corpo dell'uomo, Anna riesce a estrarre la ciocca. L'uomo insanguinato muore e la ragazza getta il suo corpo dalla finestra direttamente in un bidone della spazzatura. Il giorno dopo, Anna vede paramedici e agenti di polizia fuori dalla casa. Portano via il corpo del proprietario dell'appartamento e i vicini sono felici di vederlo morto. C'è una riunione di lavoro. Una delle presentatrici crolla e si rifiuta categoricamente di cambiare il suo stile per adattarsi a Zara e alle sue nuove abitudini. Anna convince l'amica a rimanere sul canale, sostenendo che cambiare è divertente. La ragazza promette di pensarci e se ne va. Rimasta sola, Anna cerca di convincersi che il padrone di casa era un uomo malvagio e che la sua morte non ha fatto male a nessuno. Dopo un po', Anna riesce a mettere insieme una squadra per lavorare in un nuovo formato. Ne parla a Zora. Manca solo l'ospite principale e Anna spera che il posto venga affidato a lei. Ma Zora non ha ancora risposto. A casa, Anna cerca di spazzolarsi i capelli. Ha smesso di ungersi i capelli con il prodotto di Virgi e la qualità dei suoi capelli è peggiorata. Anna inizia ad avere le mestruazioni. Non appena la ragazza decide di usare un assorbente, i capelli sentono l'odore del sangue e si arrampicano sulle mutandine. Una volta saturi, i capelli stranamente si increspano e tornano ad essere lucidi e maneggevoli. Anna arriva a una festa per celebrare il successo di Calta. Tutti i presenti sono felici di vedere la ragazza sorridente e le fanno i complimenti. L'ex capo di Anna, di nome Anna, arriva alla festa. Non è contenta che il suo canale democratico sia diventato un ritrovo glamour. Anna dice che sotto la guida di Zora il suo stipendio è aumentato e che ha più opportunità. Edna ritiene che Anna tradisca se stessa la sua identità di nera andando d'accordo con Zora. Anna si arrabbia e se ne va. Alla festa Anna vede Julius che flirta con una bionda. Immediatamente Anna viene avvicinata dal proprietario del canale che le promette che la ragazza diventerà presto una conduttrice insieme a Zora. Una Zora arrabbiata scappa dalla festa seguita da Julius. La coppia litiga e la donna se ne va. Julius si avvicina ad Anna, chiede una sigaretta e si lamenta di Zora. Ammette di aver commesso un errore rompendo con Anna e invitando la ragazza a casa sua. Lei accetta. La ragazza non riesce ad accettare il suo tradimento a casa del suo ex e vuole andarsene, ma Julius la bacia e la conduce sul letto. Anna mette una maschera al ragazzo e si siede sopra di lui. Durante l'atto, la ragazza fa a Julius domande scomode su Zora e la bionda della festa. Il ragazzo si agita e Anna si arrabbia, lega Julius con i suoi capelli e lo uccide con i frammenti di vetro. I capelli bevono il sangue del ragazzo. Anna si rende conto di ciò che ha fatto e scappa via. Fuori, la ragazza spaventata chiama la sorella e le chiede di leggere la storia della ragazza con i capelli di muschio. Con i suoi nuovi capelli, l'urina del racconto divenne molto attraente. La ragazza si avvicinò allo schiavo picchiato e insanguinato e i suoi capelli iniziarono a bere sangue dal corpo. Si scoprì che non si trattava di muschio, ma di capelli di antiche streghe. Hanno bisogno di sangue per diventare forti e schiavizzare il corpo umano. I capelli hanno soffocato la ragazza e l'hanno soggiogata. La sua mente è stata conquistata dalle streghe. Ad Anna questa storia non piace. Presto si reca da un barbiere economico e le chiede di rimuovere i capelli che sono cresciuti. Qui entra in gioco anche Edna. La coscienza di Anna la travolge e prega il suo ex capo di perdonarla. Vuole tornare a essere se stessa ed Edna la perdona e si complimenta per il suo nuovo stile. Ma Edna crede che in un mondo ideale una donna potrebbe portare qualsiasi acconciatura desideri senza conformarsi alle richieste della società. Anna è d'accordo con lei. Il parrucchiere tenta di tagliare i capelli alla ragazza, ma le sfuggono di mano e lo uccidono. Vedendo questo, Edna cerca di scappare, ma i suoi capelli assetati di sangue lo raggiungono. Anna perde il controllo di sé e uccide il secondo parrucchiere. I suoi capelli succhiano il sangue di tutte le vittime. Anna riprende i sensi e urla di terrore. La ragazza corre in strada e chiama Zora, perché era stata lei a consigliarle di farsi fare i capelli da Virgi. La donna non risponde al telefono di casa, così Anna corre in ufficio. Trova il corpo di una sua collega e Zora seduta accanto a lei. La donna confessa che anche i suoi capelli sono fuori controllo. A volte portano un senso di fame a Zora, che inizia a uccidere. Con il tempo la fame si intensifica. Zora, come Anna, è costantemente tormentata dagli incubi perché i capelli vogliono rendere schiava la loro mente. Zora diventa nervosa e decide di farla finita. Prende un paio di forbici e cerca di tagliarsi i capelli, ma le ciocche soffocano la donna e poi la impiccano. Il giorno dopo, la ragazza è in ritardo per il lavoro e nessuno riesce a trovare Zora. Anna dovrà andare per la prima volta in diretta televisiva come conduttrice al suo posto. Il pubblico entusiasta della ragazza, che la
nasconde ad arte la sanguinosità dei suoi capelli. Alla fine della trasmissione, Anna nota una Zora viva tra la folla, ma cerca di mantenere la calma. Lo spettacolo finisce, tutti si disperdono e anche Zora scompare da qualche parte. In seguito, Anna vede Zora nel suo ufficio. La ragazza vi sale e assiste all'uccisione di uno dei dipendenti del canale da parte dei capelli di Zora. Zora non ha più il controllo, delle antiche streghe hanno occupato la sua testa. Anna scappa, ma i capelli del suo capo la seguono alle calcagna. La ragazza si nasconde dietro una porta e vede i suoi colleghi impigliati nei suoi capelli. Sembrano zombie. La ragazza esce dalla stanza e cerca di nuovo di nascondersi dai capelli impetuosi di Zora. Anna corre per tutto l'edificio ma non ha modo di uscire. Alla fine la ragazza trova un'ascia, la brandisce accanto a sé e per poco non ferisce una sua collega di nome Brookie. Era rimasta nella stanza con gli zombie perché pensava che stesse dando una festa divertente e cercava di non destare sospetti. Brooke non morirà oggi perché non va in chiesa da 15 anni. Dopo queste parole, i capelli raggiungono la ragazza e la trascinano nell'ufficio di Zora. Anna segue Brooke con un'ascia. Ben presto trova Zora, che libera Brooke e punta i capelli in direzione di Anna. Le parrucche di entrambe le donne tendono ad aggrovigliarsi l'una contro l'altra, ma Anna riesce a controllare la sua mente e fa roteare l'ascia verso Zora. L'ascia cade immediatamente dalle mani della ragazza, che però afferra la scarpa e la conficca nella testa di Zora. Proprio quando sembra che il pericolo sia passato, un'altra protagonista, che ha allungato i capelli di Virgie, appare dall'ascensore e uccide Brookie. Zora prende vita. Un'altra donna schiavizzata dai capelli si unisce a loro e le tre streghe inseguono Anna. La ragazza riesce a nascondersi nella cabina del fonico e blocca la porta. Le streghe sono in piedi dietro il vetro e vogliono uccidere Anna. La ragazza cade a terra e nota per caso una pistola sotto il tavolo. Afferra la pistola, salta in piedi e la punta contro le streghe. Ma la pistola si rivela essere un semplice accendino. Vedendo questo, le streghe cercano di rompere il vetro. Anna si sdraia di nuovo sul pavimento e fuma la sigaretta, ora che l'accendino è a portata di mano. Il vetro si rompe proprio quando la ragazza nota il sensore dell'allarme antincendio sul soffitto e si ricorda di non bagnarsi i capelli. Avvicina il fuoco al sensore e fa scorrere l'acqua. Sotto i getti d'acqua, tutti i capelli delle donne si infuriano e cercano di uccidere chi li indossa. Anna afferra un paio di forbici in tempo per tagliarsi la parrucca. Poi esce dalla stanza del fonico e guarda le streghe morenti. Niente può più aiutarle. Più tardi, la ragazza scopre che il prodotto per capelli conteneva sangue di maiale, necessario ai capelli delle streghe per acquisire forza per agire. Anna riesce anche a scoprire che la storia della ragazza con i capelli di muschio è vera. Una volta, nella terra di un proprietario di schiavi, crescevano alberi con capelli di streghe. Quell'uomo morì e le sue terre passarono ai figli. Uno di loro è proprio il proprietario di Calta. Quest'uomo bianco pensa di poter usare le piante e le persone a suo piacimento, così vende i capelli delle streghe a un barbiere. Mentre Anna legge un racconto sui capelli delle streghe, sua sorella va a farsi fare l'extension da Virgie. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.